Le associazioni forensi tarantine condividono le ragioni dello sciopero bianco proclamato dall'organismo unitario dell'avvocatura, ma non lo strumento scelto per la protesta. La proposta alternativa approvata nei giorni scorsi nel corso di un'assemblea all'Ordine degli Avvocati di Taranto è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica e informarla sulle condizioni in cui quotidianamente gli avvocati sono chiamati a lavorare e contribuiscono allo svolgimento delle attività giudiziarie, senza aderire all'astensione che di fatto paralizza l'attività giudiziaria con pesanti ripercussioni sugli utenti. L'organismo dell'avvocatura ha proclamato uno sciopero bianco di un mese dal 15 maggio al 15 giugno che consiste in particolare per i civilisti nel non prestare alcun aiuto al personale del tribunale nelle stesure di atti come ad esempio i verbali di udienza. No, le motivazioni sono quelle che in questo momento il Tribunale di Taranto, in generale gli uffici giudiziari di Taranto, sono afflitti da una carenza di personale talmente grave da superare il 50% degli addetti, e quindi uno sciopero bianco, ovvero l'applicazione puntuale delle norme del codice di procedura civile che prevedono per esempio la verbalizzazione da parte dei cancellieri, comporterebbe di fatto la sospensione dell'attività. E una sospensione dell'attività in questo momento a Taranto diventa un lusso che probabilmente gli avvocati, ma anche i cittadini, non si possono permettere. Però questo non vuol dire evidentemente che le ragioni che hanno indotto l'OUA, che è qui rappresentata dal delegato avvocato Mongelli, a proclamare questa forma di astensione, questa forma di protesta molto forte, evidentemente, che in alcuni ordini va avanti addirittura da prima che l'OUA la proclamasse, questo non vuol dire, dicevo, che noi non siamo assolutamente d'accordo rispetto alla mancanza, per esempio, di dialogo da parte del governo su materie fondamentali, quale la riforma dell'ordinamento, la revisione della geografia giudiziaria e anche questa media conciliazione che probabilmente sta arrecando più danni di quanti benefici dovesse invece apportare.